Gli esteri, il Parlamento britannico umilia la Premier Theresa May bocciando una mozione del governo per la rinegoziazione con Bruxelles per la Brexit. Ancora una sconfitta quindi per Theresa May, che rende più difficile il cammino della Brexit. Ieri il Parlamento di Westminster ha bocciato a larga maggioranza con 303 voti contro 258 una mozione del governo con cui la Premier chiedeva appoggio per la sua strategia volta a rinegoziare con Bruxelles i termini dell'uscita di Londra dall'Unione Europea. A fare lo sgambetto alla May sono stati i deputati dell'ala euroscettica del suo stesso partito conservatore, timorosi che la Premier volesse togliere dall'equazione la possibilità di un no deal, ossia di una Brexit durissima, senza accordi con l'Europa. Per questi apostoli della rottura netta ad un accordo pasticciato è preferibile un divorzio brutale, costi quel che costi. La bocciatura della mozione governativa non ha effetti pratici diretti, ma manda un segnale politico devastante alla Premier inglese.